Si sono svolte a Parma nel weekend del 25-26 giugno 2011 le fasi finali dei campionati italiani di Ultimate Frisbee 2011 nelle divisioni Open Serie A, Open Serie B e Women. Nelle giornate di sabato e domenica tutti i club italiani hanno schierato in campo la propria squadra per contendersi il titolo di campioni d'Italia. Ultimate è uno sport di squadra giocato con il frisbee, un disco di plastica del peso di 175 grammi, inventato alla fine degli anni 60 nei campus americani. Il gioco ebbe inizio alla Columbia High School. Scopo del gioco è segnare punti passando il disco all'interno dell'area di meta avversaria. I giocatori non possono muoversi se non sul proprio piede perno mentre sono in possesso del disco. Tratto distintivo che contraddistingue l'Ultimate è lo spirit of the game, spirito del gioco, ed i principi del fair play. Infatti, a qualsiasi livello, anche durante i campionati del mondo, è giocato senza l'ausilio di un arbitro. Tutte le contese vengono risolte sul campo dai giocatori in gioco, motivo per cui è considerato uno sport con alte valenze educative e formative. L'Ultimate si pratica su un campo da gioco rettangolare di misure 100x37 metri, con due aree di meta poste all'estremità di 18 metri. Può essere praticato anche indoor o in spiaggia con misure di campo minori. In campo ci sono due squadre, 7 contro 7, e vince chi arriva per prima a 19 punti, con almeno 2 punti di scarto, altrimenti chi arriva a 21. La squadra che attacca cerca di avanzare attraverso passaggi, senza però poter correre quando è in possesso del disco. E punto quando un giocatore dell'attacco riceve un passaggio dentro l'area di meta avversaria. Non è permesso il contatto fisico, per cui la squadra che difende cerca di intercettare il disco o indurre all'errore la squadra che attacca. Se l'attacco perde il possesso del disco, allora cambiano i ruoli attacco-difesa. Tornando al torneo di Parma, Rimini ha vinto due volte, aggiudicandosi il titolo sia nella categoria Open maschile che nella categoria Women. Nell'equilibrata finale maschile, il Costa Rica Rimini ha sconfitto CUSB La Fotta Bologna con il punteggio di 15-14. La finale femminile ha invece visto prevalere le riminesi Tequila Boom Boom su Comics, squadra nata dalla fusione delle giocatrici di Milano e Como. Vincitori della Serie B Divisione Open, i Cani e Porci di Imola che hanno prevalso in finale sul Fras Badallac di Como. Le due finaliste della Serie B si sono guadagnate inoltre l'accesso alla Serie A per l'anno prossimo. Particolare rilievo nell'ultima in frisbee ha il premio Spirito del Gioco, assegnato per questa edizione a Mucche al Pascolo di Bergamo, Open Serie A, Extra Dry di Treviso, Open Serie B e Tane Malefiche da Padova, Women. Tutte le squadre hanno evidenziato sul campo grandi doti di tecnica e preparazione fisica, a dimostrazione della crescita dell'Ultimate Frisbee italiano. Sono Eva Artoni, il capitano della Voladora Parma, che è la squadra di Ultimate Frisbee che gioca da oltre 10 anni in questa città. E facciamo uno sport che appunto forse non è conosciuto a tutti, si chiama Ultimate Frisbee ed è un gioco di squadra che si gioca 7 contro 7 e in particolare siamo qui a Parma non solo perché in un'occasione di un torneo normale, ma sono i campionati italiani con 30 squadre e Parma ospita questo evento proprio perché è Parma città europea dello sport e quindi era un piacere ospitare un evento così importante a livello nazionale nella nostra città. E appunto come dicevo prima, Voladora esiste da 10 anni, c'è una squadra femminile, una maschile ed una mista, perché la particolarità di questo sport è che si gioca anche misti. Appunto uno sport di squadra, c'è da fare meta in un campo lungo 100 metri, tipo come il calcio o il rugby, e bisogna passare sempre il disco a un compagno, non si corre col frisbee, e lo scopo del gioco è appunto fare la meta in quest'area tracciata per terra. E il bello dello sport è anche che non c'è un arbitro perché è molto fondato sul fair play e sull'autoarbitraggio ed è molto difficile, cioè è molto facile non usare l'arbitro perché di fatto quando hai il frisbee o lo passi a qualcuno o cade e non c'è contestazione, non c'è fallo insomma, ed è così a livello europeo, a livello mondiale, insomma in tutto il mondo si gioca così senza l'arbitro e funziona molto bene. E oggi c'è stata la prima parte di partite, domani ci saranno le semifinali e le finali, purtroppo saranno sempre Rimini e Bologna e Prato a giocarsi i primi posti, noi quest'anno non siamo riusciti ad arrivare al top, ma comunque il weekend è stato molto bello finora, il tempo bellissimo e anche la manifestazione è molto bella, quindi siamo molto contenti di farne parte.